17-18 agosto 2016 si tiene la 14ª edizione del Festival Arcipelaghi Sonori, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Cesario sul Panaro. Festival che si pone, come tutti gli anni, l'idea di promuovere una musica popolare dal basso, quindi quella comunemente definita come folk, con un taglio sia nazionale, quindi con ospiti che vengono dalle regioni italiane, sia con l'introduzione di ospiti internazionali che promuovono la musica tipica dei vari luoghi del mondo. La novità principale che abbiamo quest'anno è un gemellaggio che abbiamo sviluppato quest'anno con due festival simili, analoghi a quello che proponiamo noi, che sono il Sorrento Jazz e il Penisola Sorrentina Festival, che è una collaborazione nata grazie alla rete di gruppi che negli anni si sono avvicendati sul nostro palco e che ci hanno permesso di sviluppare collaborazioni e conoscenze, e quindi anche di una condivisione con questi partner dell'obiettivo della promozione della musica popolare nelle nostre rassegne e nelle nostre regioni. L'obiettivo del festival non è solo quello di promuovere musica, questo è naturalmente l'obiettivo principale, ma nella conoscenza delle musiche tradizionali del mondo ci sta anche la conoscenza dei luoghi e delle persone che fanno parte di questi luoghi, quindi non è solo conoscenza degli aspetti musicali, ma anche l'obiettivo di promuovere un interscambio culturale più ampio. In un periodo storico dove oggigiorno siamo caratterizzati da percorsi che vanno verso la chiusura invece rispetto a chi proviene da terre lontane o a chi è diverso da noi, noi riteniamo che queste piccole iniziative debbano assumere ancora maggior rilievo. Per questo ci teniamo a promuoverla tutti gli anni, e anche quest'anno l'abbiamo inserita all'interno di una festa più ampia organizzata dall'Associazione delle Contrade, che si occupa di che promuove spettacoli e produzione gastronomica. E come tutti gli anni i nostri concerti saranno a ingresso gratuito, proprio perché riteniamo che l'accesso debba essere il più ampio possibile, e nonostante le difficoltà anche economiche che ci sono nella promozione di questo festival, questo rimane una delle nostre prerogative che cerchiamo di portare avanti tutti gli anni. La serata del 17 agosto è particolarmente incentrata sulla tradizione del centro-sud Italia, con due gruppi che provengono da queste regioni. Il primo è il Giardino della Pietra Fiorita, che è un ensemble organizzato e tenuto da Alessandro Parente, un organettista che, oltre a promuovere ovviamente le musiche tipiche delle regioni, appunto del centro e sud Italia, promuove anche una riscoperta della cultura dell'organetto come strumento musicale della nostra tradizione. A seguire ci sarà un gruppo chiamato Musaica, che è un'emanazione di un progetto chiamato Etnomusa e promosso dall'Università della Sapienza di Roma, che abbina sia il recupero di brani tradizionali regionali alla promozione invece di brani autografi, sempre ovviamente con musicalità che però sono di estrazione folk e popolare. Il Festival Arcipelaghi Sonori, oltre alla promozione quindi concertistica, si svolge nella cornice di una festa più grande che propone anche nelle serate del festival ristorante con pizzeria e menù tradizionale, e non dà solo l'opportunità quindi di mangiare prima, durante e dopo il festival, ma dà l'opportunità anche di visitare i luoghi storici del nostro comune, quindi Villa Boschetti e il parco storico annesso. Quindi oltre alla musica e al cibo, che sono naturalmente le prerogative principali, c'è anche la possibilità di fare una passeggiata nel parco, visitare i nostri luoghi storici, di conoscere un po', soprattutto per chi viene da fuori, le eccellenze del nostro piccolo comune. La
serata del 18 agosto invece ha un respiro di maggiore apertura, inizia sempre ore 21 con un gruppo di cantautorato ligure chiamati Rebis, che propongono il recupero sia del tradizionale cantautorato ligure sia delle musiche tipiche delle regioni mediterranee. A seguire invece avremo l'ospite internazionale dell'edizione 2016, che sono i Matching Ties, un gruppo storico del panorama folk internazionale, attivo dal 1986 e ha suonato nei più prestigiosi festival di tutto il mondo e veramente in qualsiasi zona del mondo, quindi siamo molto contenti di averli portati a San Cesario. Loro propongono una tradizione anglosassone con brani che spaziano sia dalla tradizione irlandese e anglosassone sia recuperando radici dell'American folk e quindi insomma anglosassone largamente intesa.